grazie per l'invito. Potrei essere professore, però sono anche parroco a Firenze. Si sente? No. Oltre che essere professore, sono anche parroco, per questo che mi scappo, perché domani mattina c'è l'attività della parrocchia. E sono professore e parroco, non sono abituato a fare questo tipo di incontri, mi sento un pochino in imbarazzo, ecco, quindi mi perdonerete l'emozione. E dopo che mi è stato segnalato il tema, il cristiano e il denaro, un rapporto difficile, mi è venuto in mente di vedere se mi riusciva, dando alcune indicazioni, di far vedere come poteva essere meno difficile questo rapporto con il denaro. E a questo riguardo ho pensato di illustrarvi quello che ha capito la tradizione cristiana, nel corso dei millenni a questo punto, su come rapportarsi al denaro e alla ricchezza, perché c'è una comprensione ben precisa e sono sorti dei principi di comportamento ben precisi. E a questo riguardo io vorrei partire col definire con voi quello che è il concetto di proprietà privata che ha a che fare con il denaro, a partire dalla presentazione che ne fa San Tommaso d'Aquino, perché poi la sua riflessione che sistematizza il pensiero della tradizione che arriva fino a lui sarà ripresa dal Leone XIII fino al Concilio Vaticano II e ancora oggi, addirittura fino alla Centesimus Annus, che continua a citare le stesse parole del Leone XIII, il XIV anno e via via. E ad oggi è la puntualizzazione che ancora, come visione cristiana, ogni cristiano dovrebbe aver imparato a fare propria. E allora con voi voglio ripercorrere alcuni testi a partire da lui per definire appunto quella che è l'idea di proprietà privata della visione cristiana, che vi premetto, e forse qui un pochino io vi stupirò, è un'idea che probabilmente non appartiene al nostro modo di pensare, che è fortemente condizionato da una cultura individualista e liberista, anche se siamo nell'ambito della comunità cristiana. Allora, dice San Tommaso, nel trattare appunto questo tema, che le cose esterne, quelle che esistono, possono essere considerate sotto due aspetti: nella loro natura, e in questo senso appartengono a Dio, e nell'uso che di queste cose si può fare. E sotto questo aspetto, dice San Tommaso, l'uomo ha il dominio, il potere, la sovranità naturale, vale a dire come ragionevolmente, razionalmente, naturalmente esiste nel rapportarsi alle cose, perché il Signore le mette a disposizione, perché può usarne a proprio vantaggio mediante l'intelletto e la volontà, considerandole come fatte per sé. E qui poi riprende un'idea che già era di Aristotele. In altre parole, dice San Tommaso, l'uomo, in quanto unito di ragione, è capace di adattare ciò che ha a disposizione al suo fine, che è il suo bene, il bene comune. E questa capacità di utilizzare ragionevolmente, razionalmente le cose nei confronti del creato e dei beni terreni si esprime attraverso il prenderne possesso e l'utilizzarle. Proseguendo la sua riflessione, dice San Tommaso, bisogna considerare però che Dio ha il dominio radicale, assoluto, principale, dominium omnium, è l'espressione che lui utilizza, di tutte le cose. Però lui stesso ha voluto che certe cose servissero all'uomo per il suo sostentamento. Ecco perché l'uomo a sua volta ha una facoltà su queste cose che lui chiama dominio naturale. Naturale è un dominio in quanto ha la possibilità
di utilizzarle. Ecco, con questa espressione San Tommaso mette a fuoco un concetto che riprende da Aristotele e che vi farò vedere che è utilizzato ancora dal Concilio Vaticano II, che è il concetto di disponibilità, vale a dire un diritto universale di uso delle cose in maniera esclusiva e garantita dalla società all'interno della quale una persona vive. Ecco, però c'è da considerare anche che questa garanzia di utilizzare ciò che si può prendere nella creazione non è assoluta. Non c'è da vedere il diritto di possesso, San Tommaso parla di questo, il diritto di proprietà privata come un diritto naturale assoluto per il soggetto. Tant'è che San Tommaso tratta dell'usare delle cose, non del possederne a titolo di proprietà privata, un concetto, per come lo conosciamo noi, che all'epoca ancora non esisteva. E allora si chiede San Tommaso: è lecito ad un uomo possedere in proprio qualche cosa? E San Tommaso offre tutta una serie di considerazioni che non mancano di essere anche ancora oggi attualissime. Dice: l'uomo ha due facoltà rispetto ai beni esterni. La prima è quella di procurarseli e di gestirli, di amministrarli. Detto in latino è la facultas, la potestas procurandi et dispensandi, che noi vedremo si contrappone invece al nostro ius utendi et abutendi, che insiste sul diritto di proprietà privata. L'altra facoltà è quella dell'uso dei beni. Dice: da questo punto di vista è lecito all'uomo possedere dei beni propri per tanti motivi, sostanzialmente perché per cui tutto questo ordine di motivi è garantita la pace sociale, si può più facilmente perseguire il bene comune. Infatti dice: primo, perché ciascuno è più sollecito nel procurare ciò che appartiene a lui esclusivamente che quanto appartiene a tutti, quindi l'uomo si prende maggiore cura di quello che è proprio che non di quello che è comune. Secondo, perché c'è più ordine nell'organizzare le cose umane. Terzo, perché si garantisce la pace dagli uomini. Appunto, nel elencare questo ordine di considerazioni, quello che emerge già fin da ora è che in ogni caso il possedere le cose è in funzione prima di tutto del bene della comunità. Poi Giovanni Paolo II e prima ancora il Concilio Vaticano II parlerà di funzione sociale. Quindi è lecito possedere, è bene avere questa possibilità di disporre in maniera esclusiva e garantita socialmente, però sempre in funzione del bene della società, dice San Tommaso. Continuando poi la sua riflessione, San Tommaso osserva anche che nonostante Dio abbia destinato i beni a tutti gli uomini, destinazione universale dei beni, chissà quante volte l'avete sentito nominare, il possedere cose in proprio non è contro la sua volontà o il diritto naturale e scaturisce da una convenzione umana la quale rientra nel diritto positivo, vale a dire l'elaborazione concreta, oggettiva, positiva che noi abbiamo delle norme giuridiche. Perciò il possesso privato è uno sviluppo del diritto naturale. Questa osservazione è importante perché si è parlato, e non so se anche voi ritenete che sia così, di diritto naturale di proprietà privata. Però non esiste un diritto naturale dell'uomo alla proprietà privata, secondo questo ordine di considerazione, ma vedremo meglio più avanti. E detto questo, San Tommaso ricorda che proprio in forza della destinazione universale dei beni, in caso di necessità, tutto è comune. Ai miei
studenti insegnano che quando saranno sacerdoti, se da loro va a confessarsi un poveraccio che dice: padre, io ho rubato, avevo fame, non avevo modo di elemosinare, non sapevo come fare, stavo morendo di fame e mi sono preso qualche cosa, l'ho rubato e non sono mangiato, gli dico: voi non gli dovete dire stai tranquillo, ti assolvo, dovete dire che non ha fatto nulla di male, ha esercitato il suo diritto. La nostra legge, se lo trova a prendere una mela, lo arresta. Da un punto di vista etico, non ha fatto niente di moralmente imputabile, proprio sulla base di questi principi, che appartengono alla visione cristiana, allo stile di vita cristiano. Infatti, dice, in quanto tutti i beni della terra sono ordinati per sovvenire alle necessità degli uomini, la spartizione e il possesso delle cose che derivano dal diritto umano non può togliere l'obbligo di provvedere con esse alle necessità dell'uomo. I beni a disposizione sono per il suo sostentamento. Se uno non ha da sostentarsi, ha diritto a prendere ciò di cui lui ha bisogno. Quindi, e qui cita Sant'Ambrogio, i padri erano tremendi, non so se voi avete mai letto qualcosa sull'argomento a questo riguardo, tremendi in senso positivo. Quindi le cose che uno ha d'avanzo per diritto naturale devono servire al sostentamento dei poveri. Ecco perché Sant'Ambrogio afferma: il pane che tu hai messo da parte degli affamati, le vesti che hai riposto sono dei nudi, il denaro che nascondi sottoterra è il riscatto dei miserabili. Questo discorso si comprende ancora meglio se si ha presente l'altra facoltà che ha l'uomo riguardo all'uso delle cose, è appunto l'uso di esse. E dice San Tommaso: da questo lato l'uomo non deve considerare le cose come esclusivamente proprie, ma come comuni, cioè deve essere disposto a parteciparle largamente alle altrui necessità. In latino è ut scilit cet de facili aliquis era comice, eccetera. Scusatemi questa citazione, scusatemi il latino ogni tanto, però vedete, questo latino poi nei documenti è tradotto che l'uomo deve essere disposto a condividere facilmente, che è un po' diverso da largamente, capito? È un po' più debole. San Tommaso dice largamente, perché de facili si traduce con largamente, non facilmente. Quindi San Tommaso è molto preciso, e forse, non so se questo già comincia un po' a stupirvi. Perciò, nella visione sistematica che riorganizza il pensiero della tradizione che l'ha preceduto, Tommaso considera la proprietà uno strumento ragionevole per l'utilità privata del possessore e per conseguire fini sociali. Queste due finalità sono inseparabili, capito? E l'utilità personale e il fine sociale, e coerentemente con quella che la visione antropologica cristiana, che ha una dimensione individuale e razionale, relazionale, sociale. E queste due dimensioni che noi distinguiamo per motivi didattici, per intenderci, sono inseparabili nell'uomo. L'uomo non può vivere da solo. L'uomo solitario è un uomo morto. L'uomo ha vita nella misura, vive in società e trova il suo perfezionamento nella misura in cui si dona nella società. Vi ricordate quel passaggio del Vaticano II, Gaudium et Spes 24, che dice: l'uomo, l'unica creatura che Dio ha voluto per se stessa, vuol dire come valore in sé, non può ritrovare pienamente se stesso se non attraverso un dono sincero di sé. Noi siamo pensati dal creatore per essere un dono all'altro. Nella misura in cui noi non siamo un dono all'altro, non realizziamo in noi l'immagine e somiglianza del creatore.
questa visione si ripercuote in tutti gli ambiti poi del vivere dell'uomo e anche in quello economico. Ecco, vedete, questo pensiero di San Tommaso possiamo dire che è realmente il vertice, e qui sistematizzato, della riflessione cristiana a questo riguardo, che è un modo di pensare che appartiene alla Chiesa di oggi, perché Paolo VI nella Populorum Progressio, un'enciclica, un documento forse troppo poco conosciuto, ha queste parole, e scusatemi se ora io alcuni passaggi che vi leggo, ma credo meriti di ascoltarli. Dice anche lui, cita Sant'Ambrogio: si sa con quale fermezza i padri della Chiesa hanno precisato quale debba essere l'atteggiamento di coloro che posseggono nei confronti di coloro che sono nel bisogno. Non è del tuo avere, afferma Sant'Ambrogio, se tu fai dono al povero. Tu non fai che rendergli ciò che gli appartiene, poiché è quel che è dato in comune per l'uso di tutti, ciò che tu ti annetti. La terra è data a tutti, non solamente ai ricchi. Qui riecheggia l'idea di Tommaso. È come dire che la proprietà privata non costituisce per alcuno un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno quando gli altri mancano del necessario. In una parola, il diritto di proprietà non deve mai esercitarsi a detrimento dell'utilità comune, secondo la dottrina tradizionale dei padri della Chiesa e dei grandi teologi. Ove intervenga un conflitto tra diritti privati acquisiti ed esigenze comunitarie primordiali, spetta ai poteri pubblici adoperarsi per risolverli. È pari pari l'idea che precisa San Tommaso d'Aquino, espressa in altri termini. Vedete, vi dicevo, l'idea di proprietà privata come diritto assoluto in realtà nasce nel contesto occidentale soltanto nel 1500, con il sorgere dei moderni stati liberali attraverso una forma contrattualistica che nel contratto sociale che dà vita allo Stato prevede che lo Stato abbia il ruolo di difendere i tre diritti naturali dell'uomo, la libertà, la vita e la proprietà privata. Ma precedentemente a questo non si pensava alla proprietà come qualcosa che assolutamente dovesse essere tutelato a favore del soggetto che detiene le cose. E vi riporto qui alcuni testi che ci fanno cogliere questa distinzione. Se voi prendete l'articolo 436 del Codice Civile Italiano del 1865, si legge che la proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia l'uso vietato dalla legge o dai regolamenti. L'attuale Codice Civile ha un'altra espressione un po' mitigata, e qui c'è l'influenza di quella che è ormai una tradizione sociale che si è affermata, e dice: il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, un pochino diverso dal disporre delle cose nella maniera più assoluta. Però questa idea della maniera assoluta di possedere, che ha origini antiche, noi la ritroviamo ancora oggi negli stati anglosassoni, potremmo dire, in particolar modo nella Costituzione americana, che riproduce questa idea del diritto di proprietà privata, quando al 14° emendamento, all'articolo 7 della Costituzione, si legge che nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà o delle sue proprietà senza due process of law, né rifiuterà ad alcuno nell'ambito della sua sovranità la equal protections of the law. Queste sono espressioni, vi ho ricordato in inglese perché sono espressioni tecniche che dicono che c'è da seguire un complesso e
e severo procedimento di verifica se è il caso di privare un soggetto del diritto di proprietà privata, tanto è importante garantirglielo. E qui si riflette l'idea del diritto assoluto del ius utendi et ab utendi sulla proprietà privata, che è cosa ben diversa dalla potestas procurandi e dispensandi che appartiene alla tradizione cristiana. Ecco, c'è da dire che il sorgere del diritto di proprietà privata con questo carattere di assolutezza, da un lato aveva, diciamo, un'origine politica, si volle creare una serie di garanzie contro l'arbitrio e le pretese dei sovrani dell'epoca. Dall'altro aveva anche una motivazione economica per cercare di svincolare la proprietà privata dagli infiniti vincoli che esistevano nell'epoca medievale e post-medievale. Tutto questo si inconsoliderà appunto da un punto di vista giuridico, e però incomincerà a indebolirsi agli inizi del Novecento a seguito di tutta una serie di movimenti che porteranno anche la Chiesa a riprendere un certo discorso su questi argomenti, che di fatto cessa con la riflessione dei grandi teologi, senz'altro San Tommaso, ma anche quelli del Cinquecento, che ancora sono in grado di riflettere sulla situazione economica e di stimolare la società. E allora c'è un'evoluzione su questo progetto che poi porta alle nostre società del benessere, alla società del welfare, a seguito della mobilizzazione, della smaterializzazione della ricchezza, e questo è molto importante per quello che succede oggi, a seguito della separazione tra proprietà e controllo della ricchezza e della scissione tra il ruolo del proprietario e il ruolo dell'imprenditore, e a seguito anche dell'ingrossare delle rivendicazioni da parte della grande massa lavoratrice sfruttata, che porterà alla configurazione della funzione sociale della proprietà, che viene recepita negli stati sociali che sorgono nel secondo dopoguerra. Ecco, parallelamente, a fine 800, la Chiesa riprende il coraggio di pronunciarsi su questi argomenti, e con Rerum Novarum viene ribadita la posizione di San Tommaso d'Aquino. E qui appunto vi menzionavo il latino, perché in italiano Rerum Novarum è tradotta con facilmente, che è diverso da largamente, capite? Però se poi andate a prendere il testo tipico, che è quello in latino, che ho trovato la citazione esatta di San Tommaso. 40 anni dopo, quadragesimo anno, ripropone nuovamente questa visione, e il quadragesimo anno ha tutta una serie di considerazioni che sembrano scritte oggi, e per questo vi chiederei la pazienza di ripercorrere alcune con me. Tenete presente che il quadragesimo anno è scritta nel 1931, dopo la grande crisi. Il nostro ministro dell'economia ci ha detto che questa crisi è peggiore di quella del 29. E ho paura che ancora non se ne veda la fine. E allora dice, quadragesimo anno, dopo aver ribadito che la proprietà privata deve essere vista semplicemente, fra virgolette, come strumento di attuazione della destinazione universale dei beni e non come un diritto assoluto da garantire, quindi rifiutando ogni sacralizzazione del diritto di proprietà privata. Già nel 31 il magistero diceva queste cose. Ecco, l'Encillica denuncia
annuncia la nascita di un imperialismo internazionale del denaro che ostacola il perseguimento del bene comune. E questa espressione è un'espressione di Pio XI, internazionalismo, imperialismo internazionale del denaro. Allora, ecco, vi chiedo la pazienza e l'attenzione per ripercorrere questi passaggi che forse non conoscete, ma che guardate sono efficacissimi. Dice: in primo luogo, quello che ferisce gli occhi è che nei nostri tempi non si ha solo concentrazione della ricchezza, ma l'accumularsi altresì di una potenza enorme, di un potere economico dispotico in mano a pochi, e questi spesso neppure proprietari, ma solo depositari e amministratori del capitale, di cui essi però dispongono al loro grande piacimento. Siamo ormai già nelle moderne imprese, operazioni dove c'è separazione tra management e proprietà del capitale. Questo potere, esercitato più che mai dispoticamente da quelli che, tenendo in pugno il denaro, lo fanno da padroni, dominano il credito e concedono prestiti a chi vogliono, onde sono in qualche modo distributori del sangue stesso in cui vive l'organismo economico, e hanno in mano, per così dire, l'anima dell'economia, sicché nessuno contro la loro volontà potrebbe nemmeno respirare. Sembra una considerazione applicabile ai grossi centri finanziari che possono mettere in crisi un paese. Noi in Italia abbiamo un po' di esperienza a questo riguardo. Quando parte una speculazione e si concentra sui nostri titoli, oppure poi va a concentrarsi sui titoli di qualche altro paese. Una tale concentrazione di forze e di poteri, che è quasi la nota specifica dell'economia contemporanea, sempre il 31, potrebbero essere parole per noi, è il frutto naturale di quella sfrenata libertà di concorrenza che lascia sopravvivere solo i più forti, cioè spesso i più violenti nella lotta e i meno curanti della coscienza. Nell'ordine poi delle relazioni internazionali, da una stessa fonte sgorgò con doppia corrente, da una parte il nazionalismo, anche l'imperialismo economico, dall'altra, non meno funesto ed esecrabile, l'internazionalismo bancario o imperialismo internazionale del denaro, per cui la patria è dove si sta bene. E ancora, questi non ce li avete perché li ho aggiunti l'altra sera un po' razzolando su queste cose, ma mi sembrano, noterete l'attualità. Poiché l'instabilità della vita economica, specialmente del suo organismo, richiede uno sforzo sommo e continuo di quanti vi si applicano, alcuni vi hanno indurito la coscienza a tal segno che si danno a credere lecita l'aumentare i guadagni in qualsiasi modo, la speculazione. I facili guadagni che l'anarchia del mercato apre a tutti allettano moltissimo allo scambio e alla vendita, e costoro, unicamente agognando di fare guadagni pronti e con minima fatica, con la sfrenata speculazione fanno salire e abbassare i prezzi secondo il capriccio e l'avidità d'ora, con tanta frequenza che mandano fallite tutte le sagge previsioni dei produttori, lo scollamento tra economia reale e finanza. 1931. E l'ultima, Le disposizioni giuridiche poi ordinate a favorire la cooperazione dei capitali, mentre dividono la responsabilità e restringono il rischio del negoziatore, hanno dato ansia alla più biasimevole licenza, e sotto la coperta difesa di una società che chiamano anonima, la società per le azioni, si commettono le peggiori ingiustizie e frodi, e i dirigenti di queste associazioni economiche, dimentichi dei loro impegni, tradiscono non rare volte i diritti di quelli di cui avevano preso ad amministrare risparmi. Qui c'è il tradimento del management, che con l'illusione di maggiori dividendi di fatto rischia poi di non fare l'interesse dell'impresa all'interesse della società dove insiste l'impresa. E i grandi fallimenti delle grandi società americane sono dovuti anche ai grandi stipendi che il management ha ottenuto, perché faceva pagare forti dividendi agli azionisti, con un sistema un po' sofisticato che sarebbe lungo a spiegare. E sembrano cose che scritte sulla base dell'analisi della società di oggi, però è quello che era già successo nel 29 e purtroppo
si è imparata la lezione, forse la si è imparata troppo bene. Tant'è che, guardate, gli osservatori più attenti dicono che sta montando una bolla finanziaria peggiore di quella del 2008 oggi. E questa volta, se poi scappa dalle mani, non ci sono le risorse come ci sono state nel 2008 per risistemare la faccenda. Quindi si è imparata troppo bene la lezione, o forse non si è imparata affatto. Ecco, questa impostazione sarà ripresa da Giovanni XXIII, che è sul filo del pensiero di San Tommaso, però il punto di arrivo dottrinale lo abbiamo con Gaudium Spes, che dopo aver ripresentato la visione tradizionale cristiana sulla proprietà privata, ha una serie di affermazioni importanti, perché dice a un certo punto: la proprietà privata o un qualche potere sui beni esterni, San Tommaso d'Aquino, assicurano a ciascuno una zona del tutto necessaria di autonomia personale e familiare e devono considerarsi come un prolungamento della libertà umana. Papa Francesco citava Gaudium Spes. Infine, stimolando l'esercizio dei diritti e dei doveri, costituiscono una delle condizioni delle libertà civili. Gaudium Spes qui riprende quel concetto di disponibilità che abbiamo messo a fuoco con San Tommaso, che era già di Aristotele, che in base a quello che dice è il vero diritto naturale, vale a dire inerente alla dignità dell'uomo, da garantire e tutelare. Tutti dovrebbero essere in condizione di poter disporre di ciò di cui hanno necessità per vivere dignitosamente, decorosamente. Quindi non la proprietà privata è un diritto naturale, ma eventualmente la disponibilità che garantisce la libertà dell'uomo e ne è un prolungamento. Guardate che se voi andate in giro, oggi si parla di diritto naturale di proprietà privata, generalmente. Quindi per questo che vi anticipavo all'inizio, forse vi dico delle cose che un po' vi stupiranno, forse qualche uno scandalizza. La proprietà privata non è un diritto che è lecito moralmente tutelare in una maniera assoluta, più assoluta, come ancora oggi si considera in tante parti del mondo. Purtroppo che conta, tante parti del mondo che conta, in termini finanziari ed economici. E per questo, proprio per questo ordine di considerazioni, e perché a monte c'è l'idea della destinazione universale dei beni, dice ancora Gaudium Spes: la proprietà privata stessa ha per sua natura anche una funzione sociale e che si fonda sulla legge della comune destinazione dei beni. Questo tema sarà ripreso più volte, in più occasioni, dal Magistero sociale, e in particolare qui vorrei ricordare Popularum Progressio, ancora del 67, che, riprendendo Gaudium Spes, tratta del tema dell'espropriazione, che è qualche cosa che è un diritto e a volte è doveroso fare. Dice al numero 24: il bene comune esige talvolta l'espropriazione se, per via della loro estensione, del loro sfruttamento esiguo o nullo, della miseria che ne deriva per le popolazioni, del danno considerevole arrecato alle diverse imprese, certi possedimenti sono di ostacolo alla prosperità collettiva. Affermando in maniera inequivocabile, nel 71, il Concilio ha anche ricordato meno chiaramente che il reddito disponibile non è lasciato al libero capriccio degli uomini e che le speculazioni egoiste devono essere bandite. Voi sapete, no? The Economist tacciò Popularum Progressio di marxismo ricotto, proprio per questa affermazione. Ma questo è cristianesimo, così come rispose Leone XIII a chi gli contestava le sue affermazioni nella Rerum Novarum, dice: ma io non so se per voi è socialismo, per me è Vangelo, rispose semplicemente. Fra l'altro c'è un ultimo discorso qui che sarà ripreso da Caritas in Veritate di Benedetto XVI, quando dice Paolo VI: non è di conseguenza ammissibile che dei cittadini provvisti di redditi abbondanti
provenienti dalle risorse dell'attività nazionale ne trasferiscono una parte considerevole all'estero, esclusivo vantaggio personale, senza alcuna considerazione del torto evidente che si infliggono con ciò alla loro patria. Qui il problema era la corruzione dei paesi in via di sviluppo, dove i governanti trasferivano i sussidi che arrivavano al paese. Oggi noi potremmo applicare questo discorso alle tante forme di delocalizzazione delle imprese. E infatti Benedetto XVI nella Caritas Veritate affronta proprio questo tema in due brevi passaggi, ma estremamente significativi, quando parla appunto della finanziarizzazione dell'economia e della delocalizzazione. Vi leggo anche questi perché sono interessanti per rendersi conto che il Magistero certe cose le dice. Dice: non c'è motivo per negare che certo capitale possa fare del bene se investito all'estero piuttosto che in patria. Devono però essere fatti saldi vincoli di giustizia, tenendo anche conto di come quel capitale si è fornammato e dei danni alle persone che comporterà il suo mancato impiego nei luoghi in cui esso è stato generato. Alle aziende che delocalizzano perché non ce la fanno con i costi, ne andrebbe fatta pagare una tassa, perché tutto quello che sono devono al know-how, alle competenze, alle capacità professionali di una tradizione di imprenditori, di artigiani, di operai che ha dato possibilità all'azienda di vivere e di acquisire conoscenze. Ed è disonesto delocalizzare semplicemente, dice Benedetto XVI. E la scusa che se non si sta sul mercato non è sufficiente se non si compensa una scelta di questo genere. Come pure dice, non è però lecito delocalizzare solo per godere di particolari condizioni di favore o peggio per sfruttamento, senza apportare alla società locale un vero contributo per la nascita di un robusto sistema produttivo e sociale, fattore imprescindibile di sviluppo stabile. Fra l'altro, io mi domandavo già fin da 10 anni fa, ma tutta questa gente che delocalizza e che poi fa perdere posti di lavoro qui, ma poi i prodotti che produce all'estero pensa di continuare a venderci nella stessa misura qui? Perché se la gente guadagna non compra. L'avevano pensato i geni dell'economia? Non sarebbe stato più opportuno magari cercare di creare un nuovo mercato di sbocco nei paesi in via di sviluppo? E se si va in Africa, hai voglia te a creare mercati di sbocco, investendo e cercando di costruire una classe di gente capace di gestire le risorse, perché in Africa purtroppo c'è il grosso problema della mentalità da far crescere, per esempio, perché i mercati dell'est asiatico cominciano ad essere saturi come canali di sbocco delle produzioni occidentali. In Europa non si vende più perché non ci sono quattro figli, voglio vedere a chi la vendono tutta questa roba, questa gente, alla fine. Anche Giovanni Paolo II, vado a concludere, ancora un momento di pazienza e poi concludiamo. Dopo Paolo VI riprende il tema della funzione sociale, della proprietà e dell'illicità, dell'assolutezza del diritto di proprietà privata, in particolar modo in Sollecitudo dei Socialis, ma centesimus anno dice tante altre cose in più, però vi cito questo perché si ripropone nuovamente il discorso di San Tommaso e lo si cita espressamente. Dice Giovanni Paolo II: bisogna ricordare ancora una volta il principio tipico della dottrina sociale della Chiesa. I beni di questo mondo sono originariamente destinati a tutti, il diritto alla proprietà privata è valido e necessario, ma non annulla il valore di tale principio. Su di esse infatti grava, e udite, udite, questa è un'espressione forte, tecnica, una ipoteca sociale sulla proprietà privata. Voi sapete cos'è un'ipoteca? L'ipoteca è un diritto reale che se io ce l'ho iscritta sulla mia casa, io la mia casa non la vendo fin tanto che cancello l'ipoteca, perché c'è sempre il rischio che la banca escuta l'ipoteca, capite? Sulla proprietà privata, dice Giovanni Paolo II, c'è una ipoteca sociale. Non se ne può fare quello che si vuole, proprio coerentemente con il pensiero cristiano. Cioè vi si riconosce come qualità intrinseca una funzione sociale fondata e giustificata sulla destinazione
le versate di bene. E continuo e vado a concludere. Né sarà da trascurare in questo impegno per i poveri quella speciale forma di povertà che è la privazione dei diritti fondamentali della persona, in particolare del diritto alla libertà religiosa e del diritto altresì all'iniziativa economica. Visto quest'ultimo all'interno del quadro della funzione sociale della proprietà che deve essere difeso al fine di evitare quelle conseguenze delle quali già Paolo VI, dalle quali già Paolo VI ci metteva in guardia nel trattare il tema del surplus di ricchezza a disposizione dei paesi più ricchi, quando dice, e concludo, una cosa va ribadita di nuovo: il superfluo dei paesi ricchi deve servire ai paesi poveri. I ricchi saranno del resto i primi ad esserne avvantaggiati. Diversamente, ostinandosi nella loro avarizia, non potranno che suscitare il giudizio di Dio e la collera dei poveri, con conseguenze imprevedibili. Chiudendosi dentro la corazza del proprio egoismo, civiltà attualmente fiorenti finirebbero con l'attentare ai loro valori più alti, sacrificando la volontà di essere di più alla bramosia di avere di più. E sarebbe da applicare ad essi la parabola dell'uomo ricco, le cui terre avevano dato frutti copiosi e che non sapeva dove mettere al sicuro il suo raccolto, Dio gli disse: insensato, questa notte stessa la tua anima ti sarà ritolta. Parole evangeliche costantemente da meditare. Ora, ovviamente, tutto questo ordine di considerazioni, come vedete, spaziano dall'ambito individuale all'ambito generale. Anche quest'ultima considerazione, che è rivolta all'ambito internazionale, è ugualmente applicabile all'ambito personale. E quindi ciascuno, da questo ordine di considerazione, può senz'altro trarre dei principi di comportamento per rendere